Sindaco, dopo tanto lavoro, si è parlato di 2 anni di lavoro, si arriva alla firma dell'accordo quadro e si parla anche di infrastrutture, insomma, della Sanremo del futuro, nel segno del lavoro. Sì, diciamo che è stato un percorso lungo, voluto giustamente dai sindacati e dall'associazione di categoria, che noi abbiamo accolto con molto piacere e oggi arriviamo a siglare, vuol dire ufficialmente, proprio tutto il documento. Fa piacere ovviamente che all'interno di questo documento ci sono dei passaggi importanti, poi l'amministrazione ha già iniziato un percorso legato all'attivazione del Porto Vecchio, legato al palazzetto dello sport, alla questione legata, voglio dire, al discorso del mercato donario, che fanno parte anche, voglio dire, di segnalazioni, che hanno sottolineato anche l'importanza di vari sindacati e associazioni, ma sicuramente il punto, l'obiettivo che ci riunisce tutti è quello comunque di creare più lavoro presso il nostro territorio. Questo sicuramente tutto, ogni grande opera viene fatta a questo fine, cercare di dare più possibilità di lavoro sul territorio, che indubbiamente i dati sono preoccupanti. Dall'altro canto c'è tutto un altro discorso legato alla viabilità, al discorso del raddoppio dei binari della ferrovia, al discorso dell'Aurelia Bis. Su questo ci saranno anche i programmi nelle prossime settimane, altri incontri anche con la Regione. Lavoriamo tutti insieme per arrivare, voglio dire, a quelle che sono le esigenze del territorio. Mi auguro che questo documento, che oggi viene firmato qui a Sanremo, possa essere allargato agli altri comuni per poi arrivare anche a una sinergia provinciale. Si è parlato per le infrastrutture, in particolare per la ferrovia, di un incontro con l'assessore Berrino per poi arrivare a un incontro con il ministro direttamente. Sì, si lavora in questo tipo, questo è lavorare in sinergia. L'assessore Berrino ha dato una data, ci ha indicato una data, adesso stiamo lavorando con i sindacati, con le associazioni per capire se riusciamo a essere tutti presenti e nel breve tempo ci vedremo. Anni di lavoro hanno portato alla firma dell'accordo quadro oggi, quanto è importante questo documento? È molto importante, siamo soddisfatti perché siamo partiti più di 2 anni fa con la nostra piattaforma provinciale. Abbiamo provato a fare delle proposte, abbiamo fatto un'analisi del territorio, abbiamo provato a mettere sul piatto un'idea di sviluppo complessivo del nostro territorio, un'idea di territorio da qui ai prossimi 20 anni. E per realizzarla siamo partiti da un confronto con le controparti e con i singoli comuni. Sanremo ha risposto, si è resa disponibile a questo percorso e oggi abbiamo posto una firma che è una firma che ci proietta sul futuro, perché pone le basi per un lavoro che dovrà continuare. Noi vogliamo avere un metodo di lavoro di confronto, avere la possibilità su ogni singolo tema che riguardi lo sviluppo e il lavoro di poter partecipare, di poter verificare, di poter lavorare per lo sviluppo di questo territorio, creando occasioni di lavoro, occasioni di sviluppo, avendo attenzione alle imprese locali e ai lavoratori locali. È un territorio che ha difficoltà nell'occupazione, i dati dell'occupazione sono sempre molto tristi, vediamo sempre Imperia in fondo alle statistiche regionali, la disoccupazione invece è elevata, troviamo un grosso abbandono scolastico, abbiamo una povertà diffusa anche dal punto di vista sociale nei nostri anziani e quant'altro, per cui non si può né restare indifferenti né si può procrastinare il fatto di prendere in mano queste problematiche e lavorare per portare delle soluzioni. Siamo partiti dalle infrastrutture, siamo partiti da come si può arrivare a raggiungere e promuovere il territorio. Non ci fermeremo su questi temi, proveremo a fare un lavoro di squadra con tutte le altre associazioni per cercare negli interlocutori come Regione, come Ministero, dei finanziamenti per il territorio, per fare in modo che alle idee poi segua la concretezza dei fatti e ci siano le gambe per andare avanti tutti insieme. Durante la firma del documento, nelle parole del sindaco Biancheri, si è parlato anche di grandi opere. A Sanremo ci sarà il palazzetto dello sport, il restyling della Nonario e molto altro. Quanto serve per il rilancio professionale e dell'impiego, del lavoro? A Sanremo sicuramente ha bisogno di creare una nuova dimensione di vocazione turistica all'altezza dei tempi e sicuramente le infrastrutture che si pensano di realizzare insieme a quelle che andranno progettate e finanziate creeranno un completamento di un'offerta turistica che completa quello che c'è già oggi, ma che è quello che manca. È una dimensione ormai del sistema turistico globale che vede maggior presenza in alcune fasce dell'anno, ma con tempi di permanenza molto molto ridotti. Io ritengo che il tema della mobilità sia un tema fondamentale, sia per quella che è la mobilità in arrivo in partenza, ma anche quella che riguarda la mobilità sul territorio. La realizzazione del raddoppio della ferrovia col mancato completamento della tratta di Andorra fa sì che
comunque Sanremo, come la provincia di Imperia, è stata penalizzata per l'eccentramento delle stazioni. Quindi, se noi concretamente vogliamo rilanciare questo territorio, dobbiamo completare il tema della pista ciclabile, che vede comunque Sanremo nella sua centralità, e dall'altra parte il completamento, il proseguimento delle Aurelia Bis, realizzare sicuramente una diversa mobilità urbana con la realizzazione di parcheggi, ritenendo che chi viene oggi qui abbia difficoltà sia nel muoversi sul territorio, sia con tempi di percorrenza sulla mobilità autostradale di 3 ore andare e 3 ore venire per raggiungere Milano o Torino, quindi considerate degli eroi. Il sindacato, nel contenuto nella promessa, si è posto un elemento di confronto per cercare di stimolare Comuni Sanremo, l'amministrazione e tutte le amministrazioni, affinché si possa generare un reale e concreto sviluppo futuro con la visione di progettazione, non solo di conflitto, ma di dialogo e di confronto. Oggi la firma dell'accordo quadro, documento importante, si è partiti però con un lungo lavoro per arrivare fino a qui. Un lunghissimo lavoro, durato almeno 2 anni, e un lavoro che comunque proietteremo ancora nel futuro, non finisce assolutamente, comincia qui. È un ruolo che il sindacato si è voluto assolutamente dare per uscire un attimino da quella logica che è un po' impensabile oggigiorno di un sindacato fermo soltanto nelle manifestazioni o in un ruolo molto rigido. Noi abbiamo voluto essere positivi, abbiamo voluto coinvolgere questo territorio, che era un territorio che ahimè stava dando segnali di molta sofferenza, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, sia per quanto riguarda assolutamente una parte sociale. Noi abbiamo tantissima gente che si rivolge agli enti locali per un sostegno sociale. Questo dà sicuramente il sensore del fatto che il territorio non ha sviluppo per quanto riguarda appunto la creazione di nuovi posti, ma non ha sviluppo neanche nell'attenzione che si può avere. Oggi già avevamo anche le cooperative sociali che sicuramente assistono quella parte di persone, non abbiamo neanche il sensore di quello che veramente può essere la crisi sociale che stiamo vivendo. Allora abbiamo voluto un po' risvegliare gli animi, e prima dicevo in una battuta che ci siamo lanciati anche per risvegliare un attimino la regione Liguria, nel senso che ci va un pochino più di attenzione verso questo territorio che negli ultimi periodi è stato abbandonato a se stesso. Io ricordo sempre che lo stesso problema del ponte che c'è stato a Genova ci ha ulteriormente isolati rispetto a quello che già era il nostro isolamento prima della vicenda, e noi abbiamo assolutamente bisogno che qualcuno guardi verso l'Imperiese, pensando alle grandi strutture, ma pensando anche a strutture un pochino più piccole che però diano la possibilità di magari far entrare a lavorare persone che oggi sono già sul territorio e usufruiscono di aiuti sociali, perché credo che la dignità dell'uomo parta prioritariamente dal diritto ad avere un lavoro e dal diritto di comunque portare a casa magari un dignitoso stipendio e un pranzo per i propri figli.